Lotta alla mafia, guru dei reati societari, e Santoriello, il PM che odia la Juve. Se fosse calcio, parleremmo del tridente dell'inchiesta Prisma. Sono tre, infatti. I PM della Procura di Torino che indagano sui conti della Juventus dal 2018 al 2021 e per i quali al club è altre 12 persone, tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli. Gli ex dirigenti Nedved, Arrivabene e Paratici e legale Gabasio, è stata presentata richiesta di rinvio a giudizio, il 27 marzo l'udienza preliminare davanti al giudice Marco Picco, con l'accusa di false comunicazioni sociali. Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza, manipolazione del mercato e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sotto la lente di ingrandimento le plusvalenze fittizie, per le quali la Corte federale d'appello ha punito la Juventus con 15 punti di penalità in classifica. E l'ormai nota manovra stipendi. Il tridente dei PM è formato dall'aggiunto Marco Gianoglio, una sorta di centravanti di regia, ed altri due attaccanti che compongono l'accusa, Mario Bendoni e Ciro Santoriello. Quest'ultimo, Santoriello, è il magistrato finito nella bufera nelle ultime ore per un video del 2019 nel quale, durante un convegno, dichiarava: "Io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Da tifoso per me è importante il Napoli, da pubblico ministero sono anti-juventino. Cioè sono contro i ladrocini in campo." Un'uscita, seppur precedente alle indagini sui conti della società bianconera, poco opportuna e che sicuramente sta creando un certo imbarazzo alla Procura di Torino. Al Palazzo di Giustizia ne avrebbero fatto volentieri a meno. Anche se i toni mostrati da Santoriello nel video non stupiscono più di tanto le persone che frequentano e vivono quotidianamente gli uffici giudiziari torinesi, dove la spontaneità e le battute, a volte riuscite e in altri casi meno, anche su questioni sportive, sono all'ordine del giorno. Santoriello, nato a Latina ma autentico napoletano, è attualmente in servizio alla direzione distrettuale antimafia del capoluogo piemontese. Il procuratore capo Anna Maria Loreto gli ha affidato la lotta al crimine organizzato. Il magistrato di Latina, però, è noto tanto in procura a Torino quanto in tutta Italia per la sua preparazione sui reati economici, argomenti sui quali è stato protagonista anche di numerose pubblicazioni. Dalla bancarotta ai bilanci, dal diritto penale societario ai reati del curatore. Non a caso Santoriello, ben prima di occuparsi dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus assieme al PM Bendoni e all'aggiunto Gianoglio, ha lavorato ad altre importanti indagini, compresa quella sulla Auxilium, la società di basket di Torino, dichiarata fallita dal tribunale il 10 giugno 2019. Procedimento per il quale Santoriello ha chiesto a ridosso dell'estate 2022 10 rinvii a giudizio tra i vertici societari dell'epoca. Ma il PM napoletano e per sua stessa ammissione grande tifoso del Napoli ha già incrociato su lavoro la Juventus anche in passato. È sempre Santoriello, infatti, il PM che nel 2016 di fronte a una denuncia per falso in bilancio a carico del club bianconero archivia con un dispositivo che ha poi fatto giurisprudenza. Episodio ricordato alla stampa dall'avvocato Luigi Chiappero, noto penalista italiano, che nell'inchiesta Prisma difende due ex dirigenti della Juventus, Marco Re e Stefano Bertola. Santoriello, un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera.